Nell'altro video abbiamo visto come si collega un ricevitore ad una striscia LED e come si sincronizza col telecomando. Molte persone ci hanno chiesto come collegare più di 5 metri di striscia LED. Come si fa a fare una striscia LED RGB o RGB White da 10 o 20 metri? Si utilizza semplicemente un amplificatore. Abbiamo qui un amplificatore della Mi Light col marchio nuovo Mi Box da 5 canali. C'è anche la versione da 4 canali che vediamo qui. Il 4 canali è idoneo per strisce LED RGB più una variante del bianco, mentre il 5 canali è invece RGB più due varianti del bianco. Gli amplificatori a 4 canali ti permettono di controllare le strisce LED RGB e RGB White, mentre i 5 canali ti permettono di fare RGB, RGB White e RGB CCT. Le strisce LED a 12V hanno una cadenza di tensione maggiore rispetto alle strisce da 24V, quindi consigliamo di utilizzare sempre le strisce a 24V se dovete superare i 5 metri. Come si installa un amplificatore? Semplicemente si mette il ricevitore a monte, si collega la striscia LED in uscita e i cavi finali della striscia nell'input dell'amplificatore ed in output la seconda striscia. In questo modo avete fatto già 10 metri di striscia LED. L'installazione è molto semplice. Si seguono le lettere indicate sul ricevitore, B per blu, G per verde, R per rosso e il positivo, in questo caso il marrone. L'amplificatore in questo caso è da 5 canali, esiste anche la versione 4 canali. Cosa sono i canali? Diciamo in maniera semplice che sono le entrate e le uscite di una striscia LED. In questo caso in input andiamo a collegare la parte finale della striscia LED, quindi sul canale 1, canale 2, canale 3 e canale 4, seguendo la sequenza dei cavi della striscia LED collegata al ricevitore. E in output la seconda striscia. Vediamo ora i collegamenti. Allentiamo le viti sui collegamenti dell'amplificatore. Mettiamo i cavi in entrata seguendo sempre lo schema dei colori. Qui abbiamo fatto i collegamenti, quelli dell'inizio della striscia da 5 metri e quella invece la fine della striscia che abbiamo collegato all'input dell'amplificatore. All'output ovviamente ci sarà un'altra striscia collegata seguendo sempre le indicazioni. Come potete vedere la striscia è un 24V, quindi qui ho collegato sul 24V. Se fosse stata da 20V avremmo collegato il cavo marrone sui 12V. Qui abbiamo eseguito esattamente la stessa sequenza di cavi sul ricevitore, qui vi faccio vedere meglio. Abbiamo qui il positivo più, abbiamo il rosso sul canale 1, abbiamo il verde sul canale 2, poi il blu sul canale 3. In questa maniera potete creare una linea di strisce LED RGB, RGB White o RGB CCT all'infinito e gestita tutta da un solo ricevitore. Una cosa molto importante è che tutti gli amplificatori vanno alimentati. Cosa vuol dire? Se voi avete alimentato la striscia LED iniziale, che era ad esempio da 72W, e avete messo un alimentatore da 72 o 100, dovrete alimentare la striscia successiva con un altro alimentatore. La potenza dell'alimentatore deve essere superiore o uguale alla striscia LED. Quindi ogni ricevitore avrà un suo alimentatore e ogni amplificatore successivo avrà un suo alimentatore. Quindi metterete un alimentatore per il ricevitore e un secondo alimentatore per l'amplificatore.